come diceva poi anche Fernandez, la gara di un giorno, in conferenza stampa dice la gara di un giorno, cioè anche l'Olimpiade, la gara di un giorno, dobbiamo dare il massimo ovviamente. Ed eccolo, allora parlavamo di Fernandez, Fernandez giustamente ha detto siamo un bel gruppo, stiamo crescendo tutti insieme, e sta veramente crescendo anche Sonia Lafuente, che in questo momento è in 11ª posizione. West Side Story è la scelta del suo programma. Bel triplo flip per aprire il programma. Triplo loop. Dove probabilmente ci sarà una richiesta di riverifica per vedere il filo di partenza. Triplo Rittberger o loop in americano, correttamente eseguito. Doppio tolic. Ha fatto un bel programma Sonia Lafuente, davvero, sì, davvero, proprio ben pattinato, dei begli elementi puliti, infatti credo che ci sia solo una verifica da parte del pannello tecnico di riguardare la partenza del triplo loop, ma comunque tutti i salti belli, tutte le trottole belle. Allora, nei programmi non ci sono solo salti e trottole da valutare, ma c'è tutto l'insieme, tutto deve essere connesso,
un elemento deve andare nell'altro elemento senza interruzioni, senza dare l'idea di mettersi a preparare il salto e di pensare solo al salto, e tutto ovviamente nel rispetto della musica. Ecco, in questo caso io direi che proprio abbiamo visto un programma completo, un programma completo proprio soddisfacente, molto gradevole da vedersi, quindi complimenti. Beh, penso che sia stata anche una bella carica il risultato di Javier Fernández, davvero, certo, perché quando ci si sente parte di una squadra che va, tutto funziona meglio. E noi ce lo auguriamo, incrociamo le dita anche per le nostre azzurre, perché qui la squadra va, La squadra va. Ecco, vediamo. Un bel triplo loop, in questo caso per esempio la qualità dell'elemento potrebbe essere anche aumentata dal giudice, mentre invece in questo caso il piccolo errore all'arrivo del triplo loop, quindi quel giretto prima del secondo salto della combinazione, comporta una riduzione. Per capire un po' cosa facciamo, certo, quando siamo seduti noi vi seguiamo, tutti abbiamo i bottoni che schiacciamo, questo sistema fantastico, devo dire, che ci permette di seguire il vostro lavoro, però ovviamente è molto utile anche per noi, sì, per chi ci ascolta, sapere, insomma, esattamente come regolamento funziona. È molto complicato, però penso che si capisca, no? I salti eseguiti bene, eseguiti male, gli errori più importanti, e soprattutto quello che è bello del pattinaggio deve essere questa scivolata, questo movimento continuo, cioè che è proprio la caratteristica del pattinaggio, scivolare su un piede e sui fili precisi. Non arrancare, ecco, non camminare sul ghiaccio, ma scivolare sul ghiaccio, di dare una continuità, di dare una fluidità. Il tutto naturalmente costruito per una musica con un senso e con una bella coreografia. Difficilissimo. Sì, non è facile, infatti. Io dico sempre, sembra sempre tutto facile, non lo è per niente. Allora, per Sonia Lafuente, per andare al comando dovrebbe sbattere 96 e 45. Guardate, vai, sì, al comando delle ragazze finora viste in gara 101 e 22. E guardate il tecnico quanto è importante, 53-44. Ieri Sonia ha detto: sono felicissimo, ho raggiunto il minimo tecnico nello short, qui serviva 48. Guarda che risultato, sì, davvero meritato, ottimo per lei. Proprio meritato. E poi, appunto, come dicevamo, non è solo, solo tecnica, ma anche tutta la parte dei components, che mi sembra comunque sia stata premiata, tranne sulle transition, che vediamo un 5,61.